sapevo io. Corri, si rovina tutto. L'ho visto laggiù. Che fai, io? Non sono molto frequenti i film on the road nel cinema italiano, ma una piccola tradizione in questo particolare genere, che ha avuto una grande fortuna in America, esiste. Il nostro film on the road più bello e famoso resta indiscutibilmente Il Sorpasso di Dino Risi, ma potremmo citare anche La Strada di Fellini e, perché no, L'Armata Brancaleone di Monicelli. Prova a volare si inserisce in questa ristretta ma nobile compagnia, raccontando la fuga di due ragazzi e un amore che nasce. Bisogna andare via da qua. Loro mi hanno mandato a sposare. Loro. Mio padre, mio zio, Luciano. Alessandra sul set era molto precisa, puntuale, puntigliosa, preparata. Non sono mai riuscito ad entrare troppo in confidenza con lei. Era un po' preoccupata della sua voce, della sua tonalità di voce, che a volte giudicava così un po' troppo, forse stridula, un po' troppo alta. Io le dicevo che secondo me era assolutamente normale che una ragazza di 16 anni parlasse con quel tipo di tono, insomma. Però mi ricordo, rivedendola adesso, che avevo 8 tonalità in più di voce. Impressionante, era altissima la mia voce. È forse la cosa di cui mi vergogno di più di tutto il film, però vabbè, è stata un'esperienza da giovane. Allora diglielo tu quanto sono matta e digli anche che per me è un capitolo chiuso. Io ricordo che Riccardo veniva preso molto in giro da costumiste, truccatrici e anche qualche macchinista. Lo trattavano malissimo, ma per presa in giro, e magari gli facevano portare i pesi o le scatole, le borse dei trucchi. Lui non stava molto al gioco, era un continuo battibeccarsi, ma ironico, molto ironico. Vedermi vestita da sposa è stata una grande esperienza, è stato buffo, perché poi prima di scegliere quel vestito ne avrò provati 15. Mi ricordo che c'era mia mamma lì che mi accompagnava, che si commuoveva ogni volta che ne indossavo uno. Era una cosa estenuante, però ricordo quella scena perché faceva molto caldo e l'abbiamo rifatta, fatta e rifatta tantissime volte. Mi ricordo a un certo punto andai addirittura in iperventilazione e boom, cadde a terra, a fine Jack, svenuta, così. Guardi, era un fucelletto così leggero, così portato dal vento, era sempre graziosa, sempre stata, no, una presenza che poi inaspettatamente tirava fuori l'energia giusta. No, era perfetta per il film. Aspettiamo nel bar. Da qui dobbiamo venire, no? Certo. Andiamo allora. Anche i fan di Alessandra Mastronardi avranno pensato nel 2007, quando uscì il film nelle sale: mio Dio, ma questa ragazza ringiovanisce. In realtà il film è del 2003, all'epoca la Mastronardi aveva 17 anni. 2003, anno di grazia per l'attrice, perché girò per la regia di Cristina Comencini La bestia nel cuore. Poi diventò una star del piccolo schermo grazie a Don Matteo e soprattutto ai Cesaroni. Io non ho paura di niente. Non mi importa di quello che dici tu o tutti gli altri. Il bambino che aspetti? Lo farai? È una cosa mia, solo mia. Era l'inizio della carriera, più che altro è stato il primo ruolo importante, ruolo più che altro, perché ho sempre fatto piccolissime parti, spesso c'era scritto ragazza 1 o ragazza 2, invece adesso avevo un nome. E mi ricordo di aver vissuto 2 mesi indimenticabili, proprio stavo sul set le ore, anche quando finivo di girare io e dovevano girare gli altri, rimanevo lì accanto, è stato... Mi ricordo quasi tutto. Ma tu che ne sai quando qualcuno decide per la tua vita? Che ne sai? Non lo so, non lo so. Ma tu che cazzo ne sai della mia vita? Che ne sai? Tuo padre è vivo, gli puoi gridare in faccia quello che vuoi. Tu lo puoi fare, io no. Riccardo Scamarcio, con la tua presenza. Non vuoi mica fregarmi e riportarmi indietro, vero? No, sarai tu a chiedermi di riportarti a casa. Io feci il viaggio da Jesi a Irsinia con una ragazza di produzione in macchina, io e lei da sole nella macchina del film, tra l'altro, che bisognava portare giù, e mi ricordo di paesaggi
indescrivibili, era arida, era vuota, non c'era nessuno. Abbiamo attraversato la Basilicata, a un certo punto sembrava il Grand Canyon, era uno scenario mai visto, io non la conoscevo. Mi ricordo che Ennio e Antonio avevano molte scene insieme e improvvisavano tantissimo durante i Chuck. È vero che quando Lorenzo diceva stop, loro continuavano comunque a recitare, a fare battute su battute. Infatti si vede nel film, ci sono dei pezzi proprio che non esistono nella sceneggiatura. Chissà, sarebbe stato.